Salve a tutti da Valentina Cipollone. Oggi le telecamere di Indipendent TV sono a Pescara, in particolar modo al comitato elettorale del candidato alla presidenza della regione Luciano D'Amico, in occasione della visita dell'ex premier e presidente del partito Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Beh, l'Istat innanzitutto ha cacciato via tutte le balle, ha spazzato via tutte le balle del governo, perché ha detto che nel triennio 2021-2022-2023 il rapporto debito-PIL si è ridotto, udite udite, di 17 punti. È quello che abbiamo sempre sostenuto. Noi per ridurre il debito dobbiamo far crescere il paese, grazie alle nostre misure, anche al superbonus che ha avuto un ruolo determinante. Purtroppo questo governo non c'ha nessuna misura per la crescita, ha fatto 13 di bilancio senza una misura di investimento e noi ovviamente torniamo allo zero virgola. L'annuncio della Premier Meloni, Tico Forti tornerà in Italia. Complimenti al governo per Tico Forti, complimenti alla nostra filiera diplomatica, alla ambasciatrice Zappia in particolare che a Washington hanno lavorato bene. Tutto è possibile. A Meloni a Washington. È portata delle nuove istruzioni, l'abbiamo visto, è andata a Washington a ricevere nuove istruzioni, abbiamo visto che questa fedeltà, non lealtà, fedeltà a Washington è stata suggellata anche dal bacio di Biden in testa, adesso però si è rifiutata di fare un punto stampa, una conferenza, un precedente assoluto, mai successo con la stampa. Adesso speriamo però che venga in Parlamento a riferire di queste istruzioni. Il popolo italiano vorrebbe conoscere questo aggiornamento di istruzioni. Bene, scusate, l'elezione, lei vorrebbe che succedesse un'elezione come è successo in Sardegna, ma non mi sembra che sia una vittoria eclatante, perché la differenza sarebbe soltanto di 800 voti, come è stato stabilito stamani in prima pagina dal Fatto Quotidiano. Poi lei ha perso le elezioni lì sopra, perché lei nelle elezioni politiche ha avuto il 28% e lì ha avuto soltanto il 7,8%. Cioè la domanda, io te lo dai. La domanda, Fraceco. Sta facendo una ricostruzione politologica o vuole fare una domanda? No, lei mi deve rispondere a queste domande. Lei ha perso le elezioni. Allora, lei deve rispondere. Lei faccia la cortesia di fare una domanda chiara, anziché una ricostruzione politologica, perché se no non posso rispondere. Allora, lei pensa di aver vinto le elezioni lì in Sardegna? Guardi, allora, in questo momento stanno certificando i dati ufficiali, ma a noi risulta che non sono 800 ma più di 1600 i voti scarto. In ogni caso, guardi, a noi ci basta vincere Abruzzo anche con un minimo scarto. L'importante è che ci sia un rinnovamento di questa terra. Presidente, il suo tour abruzzese è quasi finito. Qual è la sensazione a una settimana sostanzialmente dal voto? Ah, vi dico che il mio tour non è finito, perché ci sarò ancora, ci sarò lunedì e la settimana prossima farò qualche puntatina, mi piacerebbe anche, questa è l'occasione anche per girare qualche paesino piccolo, non solo nei grandi centri, e quindi vi preannuncio che girerò ancora e voglio incontrare i cittadini abruzzesi, perché il calore di questa gente è incredibile, mi sta arricchendo tanto e soprattutto mi preoccupa ovviamente la situazione, i motivi di angoscia che mi prospettano dalla sanità, le infrastrutture, dal fatto che ormai i borghi piccoli si spopolano. Voi tenete conto che questa terra io la attraverso continuamente, perché passo sempre da qui per andare, mi fermo sempre in vari paesini per andare anche in Puglia, e vedere questi paesini dell'Appennino, della Marsica, abbarbicati sulle, così scoscesi, abbarbicati sulle montagne, e pensare che si stanno spopolando fa veramente, insomma, un dolore al cuore. Quindi cerchiamo, ecco, di essere con loro, cerchiamo di accogliere queste istanze e speriamo davvero in questo rinnovamento con una giunta regionale, con Luciano D'Amico, competente, capace e onesto, che possa migliorare la qualità di vita e dare un futuro migliore all'Abruzzo. Presidente, cosa risponde a Marsilio al centrodestra che stanno sostenendo che il leader del centro-sinistra pascola in questa zona, ma la tenuta dell'alleanza non c'è? Cosa vuol dire in merito a questo campo ladro? Verrà? Io spero che non abbia usato quella parola che ha detto, perché pascola lo pascoleranno loro, forse noi non pascoliamo, noi parliamo con la gente e ci fermiamo, a differenza di lui che sta correndo, a differenza di Giorgia Meloni che verranno anche qui in maggio a fare un comizio finale senza fermarsi un minuto con le persone. E noi non pascoliamo, noi ci fermiamo a parlare con le persone, a raccogliere le loro istanze, le loro angosce, le loro preoccupazioni. L'alleanza tiene? L'alleanza tiene, perché l'alleanza
è stata fatta con le persone che ci sono qui, persone che sono state giudicate affidabili, sono state fatte liste con persone con grande attenzione, non c'è motivo assolutamente di non pensare che ci sia una squadra capace il giorno dopo di lavorare con serietà, competenza e onestà per migliorare la qualità di vita dei cittadini abruzzesi.